come sarà la donna di Formì by Elena Miro per il prossimo inverno? Sarà l'insegna della sensualità con stampe animalier, rappresentate in toni di bianco e nero ma anche nei toni del naturale, perché per noi l'animalier è proprio l'icona rappresentativa di questa stagione maggiore per la sensualità. L'utilizzo poi di vari materiali, pelle appunto, pony skin, e stampati jacquard, abiti fatti e realizzati con mix di materiali differenti proprio per valorizzare tramite l'utilizzo di colori, di tagli, il corpo e la sensualità. Silhouette, sostanzialmente la proporzione, cosa che vediamo anche nella riportata nelle giacche e nei cappotti, quindi oltre che tendenzialmente potrebbe sembrare un po' in conflitto o più difficile, invece cappotti, giacche molto femminili e sicuramente in linea a quello che è la filosofia di Formì. Che mercato c'è per la moda oversize nei mercati emergenti? I mercati emergenti sono un po' differenti ovviamente in base alle vestibilità. I mercati più vicini a noi sono quelli della Russia e di tutti i paesi dell'ex Unione Sovietica, che sono sicuramente molto interessanti, e poi c'è anche il Medio Oriente, su cui in futuro faremo progetti speciali. Quale sarà quindi la vostra strategia distributiva nel 2013? Su quali mercati punterete? In particolare 2013 è la Russia, e poi Formì di Elena Miro sarà distribuito in tutte le boutique monomarca, quindi sono presenti sostanzialmente nei paesi principali europei, perché per il momento vogliamo tenerlo come progetto riservato alle boutique monomarca Elena Miro. Come avete chiuso il 2012 e cosa prevedete per il 2013? Il 2012 è stato un anno abbastanza difficile, per questo noi riteniamo sia importante focalizzarsi sul saper far bene poco piuttosto che provare a fare molto. Quindi concentrarsi sulle competencies, sulle specializzazioni, su quello che è il nostro know-how, anche una selezione, una selettività nello sviluppo geografico, perché riteniamo sia molto molto importante ricercare una filosofia, un approccio di eccellenza nel fare le cose, nell'impostare e implementare le attività.